Ricorderete che di questo applicativo abbiamo parlato già diversi mesi fa, anni fa. Abbiamo fatto, però siamo partiti da un concetto di sperimentazione interna. Noi arrivavamo, il Comune aveva già un sito interno, un programma interno per la gestione delle segnalazioni, che dal nostro punto di vista era farraginoso, sicuramente aveva dei problemi, e noi volevamo uno strumento più flessibile che offrisse anche la possibilità di avere un back-end, cioè avere una possibilità che dopo vedrete anche grazie all'assessore Marani, di avere un cruscotto per la gestione di quello che è la segnalazione, quindi non la segnalazione in senso stretto di cui fosse ci sono tanti applicativi, ma la gestione nella parte retrostante, quindi come smistarla, chi la prende in carico, le aziende terze e quant'altro. Quindi dopo aver identificato questo strumento, però abbiamo detto con le strutture tecniche interne, la necessità è quella di rodarlo. Quindi di istituire un processo e farlo lavorare al meglio, creare dei flussi di lavoro in modo che sappiamo quali sono le diverse variabili, quali sono gli obiettivi dell'utilizzo di uno strumento come questo. Abbiamo risolto oltre 8.200 segnalazioni dal gennaio 2015, no, abbiamo tirato fuori qualche indicatore, uno degli strumenti più importanti anche di questo strumento, di questo programma, è anche le statistiche, il poter analizzare le zone in cui magari sì, perché c'è una funzione statistica numerica, una funzione su mappa, quindi vedere le zone nelle quali arrivano più segnalazioni, le tipologie, per poter anche intervenire e eventualmente cambiare il servizio, cambiare la modalità di comunicazione e quindi poter agire ed essere più gestibili. Il grande lavoro che è stato fatto è quello di coordinare tutte le varie persone, vedete qui sotto, non sono poche, che lavorano per ogni ufficio per quanto riguarda il tema delle manutenzioni delle segnalazioni, in modo che per noi fosse un flusso continuo e monitorabile dal momento in cui entra la segnalazione al momento in cui viene risolta, quindi su che scrivania questa segnalazione approda, quali sono le operazioni che i singoli operatori fanno per arrivare alla risoluzione del problema. Nello specifico, a questo istante, in questo momento, ci sono alcune nuove segnalazioni, sono tutte quante in fase di gestione, è possibile vedere appunto il tipo di segnalazione, c'è un codice MIMO per ogni segnalazione, ci sono delle specifiche testuali, piuttosto che la persona che ha fatto la segnalazione, con il suo indirizzo da poter essere ricontattata, le attività svolte e la possibilità per segnalazioni dello stesso tipo di raccoparle, più cittadini segnalano la stessa cosa, le segnalazioni sono accorpate in modo che la gestione poi avvenga in modo fluido e univoco. Un altro strumento che riteniamo particolarmente significativo è proprio lo strumento di monitoraggio, per cui è possibile verificare in base alle percentuali quali sono le segnalazioni e per ogni tipologia vedere come sta andando. Per esempio, in questo caso, l'Italia delle strade, abbiamo risolto 112 problemi, sono un problema ogni 24 risolto al giorno, non è una piccola cosa. Pensiamo che questa parte sia particolarmente utile, soprattutto perché è uno strumento univoco per tutto il comune. E quindi imparare ad usare uno strumento solo, avere tutti i dati su uno strumento solo, utilizzare uno strumento solo, costituisce sì la visione d'insieme, ma anche da parte dei nostri colleghi dipendenti comunali, la possibilità che qualora si dovessero spostare di avere la familiarità con un unico applicativo. Alcune informazioni, alcune statistiche probabilmente rilevanti. La prima è il numero di segnalazioni medie che il Comune riceve ogni giorno. 20 sono le segnalazioni che il Comune riceve attualmente ogni giorno, comprese festivi, sabato, domenica, quindi c'è un flusso continuo di segnalazioni in ingresso. È un numero molto rilevante, ovviamente richiede un impegno, uno sforzo da parte degli uffici, della struttura comunale notevole. Questo numero noi tendiamo a comunicarlo ai cittadini perché il cittadino ha la tendenza di segnalare un problema e ovviamente dare priorità massima a quel problema. Se si cerca di, nell'ottica della trasparenza, comunicare al cittadino che i problemi in realtà sono tanti e le soluzioni da dare sono altrettante, il cittadino comunque riesce a inquadrare la propria problematica in un contesto un po' più ampio. Il 43% delle segnalazioni sono state chiuse entro 30 giorni, il che unito alla statistica che vedremo dopo, è molto positivo, questo dato spesso da fuori non viene percepito. Questa è la seconda statistica di cui parlavo, cioè il 90% delle segnalazioni chiuse sono state chiuse con esito positivo.
è un numero molto alto, e anche questo spesso da fuori la percezione è un po' differente. Quindi crediamo che l'utilizzo di strumenti digitali e una maggiore trasparenza dei risultati conseguiti possa aiutare anche il dialogo e una base comune di discussione. Questo è dato che a noi personalmente interessa di più, perché indica una maggiore efficienza e una maggiore processi più snelli all'interno del comune. La riduzione dei tempi di chiusura delle pratiche si è ridotta si è compressa del 40%, cioè da quando la piattaforma è stata introdotta ad oggi, una problematica segnalata ad oggi è del 40% di tempo in meno. Quindi ultima secondo me parola chiave è collaborazione. Il comune con questa scelta, con questo percorso iniziato un anno e mezzo fa, si è avviato verso maggiore trasparenza, maggiore collaborazione. Da oggi in avanti toccherà anche ai cittadini fare la loro parte e al comune per mantenere un po' le aspettative che giustamente verranno alzate.